Link in descrizione per accedere già da questo momento. Potete mettere già il mi piace tattico alla mia live del 1 maggio alle 20:30. Mi raccomando, se non siete iscritti al canale, vi consiglio di farlo immediatamente per non perdere nessuno dei miei gameplay. Ora, mi è stato richiesto un carro specifico, ovvero il Valentine Mark 9. Il problema è che, come potete ben vedere, io non ho questo carro e quindi ho deciso di fare esattamente il carro precedente, il Valentine Mark 1. Cosa cambia? Abbiamo il cannone da 40 anziché il cannone da 75. Vediamo più nello specifico questo carro armato medio inglese. Era 2, livello di combattimento 2.7, come detto cannone da 40, mitragliatrice inutile da 7.92, lancio granate fumogene per 18, velocità di rotazione torretta 26.5, brandeggio verticale meno 15-20, tempo di ricarica, attenzione, 2.8 secondi con l'equipaggio totalmente massimizzato. Corazzatura, scafo e torretta sono buone, ma in pratica ci saranno, come dirò anche alla fine del video, alcuni carri, soprattutto i tedeschi, che vi metteranno molto molto in difficoltà. Penetrazione 72, 68, 52 rispettivamente a 10, 100 e 500 metri. Equipaggio 3 membri, sono così disposti. Abbiamo il pilota, l'artigliere, il comandante. Massa 15.7, velocità massima 26.7 km orari. Ragazzi, ultima cosa, se volete contenuti extra trovate il mio profilo Instagram sempre in descrizione. Vediamo qualche clip per avere idee un po' più chiare su cosa può proporre il Valentine Mark 1. Clip. Guardalo. Ora non c'è più. Vabbè, una kill così, giusto per come antipasto, capito? Aspetta che ti salva devi. Ma ancora, ragazzi, questo concetto del ti salva devi non è entrato chiaramente in testa a qualcuno. Aspetta che ti salvo veramente. Vieni qua se hai il coraggio. Vieni, non scappare. Vieni qua. Dove cavolo sei andato? Ah, sta facendo il giro. Guardate questo che vuole fare il giro. Proprio contro di me vuole fare il giro. Aspetta un attimo, ce lo troviamo sulla sinistra sicuro. Destra, ok, quello è un alleato. Binocolo. Tac, che ti ho detto io? Che ce lo trovavamo sulla dietro. Vuoi fare ste giocate da pro del cavolo, per non dire un'altra cosa. Non mi fare essere volgare, che siamo pur sempre su YouTube e quindi mi sentono centinaia di persone, alle volte anche migliaia di persone, quindi dobbiamo dare il buon esempio. Ma la tua tattica veramente l'avevo già letta. Vabbè. La prima ondata di carri armati è stata letteralmente spazzata via da parte dei nostri alleati. Anche se c'è qualcuno sulla destra, ti do una mano. Voi mi fate giocare anche a me? Ok, integro. Distrutto, via. Facile. Molto facile. Tac. Tac. Aia. Mi hai mancato. Come ha fatto a mancarmi? Ha beccato la tenda del negozio lì. Come ha fatto a mancarmi? Vabbè, comunque. Due kill in rapida successione. Tac. Aspetta. Sono lì. C'è Devi, tranquillo. C'è Devi, tranquillo. Uno è andato, via. Ce ne sta un altro? Sicuramente. Solo che non lo vedo. Binocolo. Sarà dietro. Non ho tiro. Come facciamo? Eccolo, lo vedo. Cioè, ragazzi, no, non so come commentare questo carro armato. Non so come commentarlo. Cioè, un colpo, una kill. Tempo di ricarica vergognoso. Cioè, boh. Antiaerea lì. What? Da dietro? Veramente? Da dietro. Mannaggia la miseria. Io di cappare ho cappato, sinceramente. Quindi mi sento di avanzare e di bloccare
i nemici. Aspetta che qua ce ne sta uno. Non lo vedo bene. Sì, lo so, ho capito, sta là dietro. Quella è un... quello è un carro, diciamo... boh. Una carcassa. Ti vengo a prendere, lo so che stai qua dietro, eh. Non so quante possibilità tu possa avere, sinceramente, però... tac. Ok. Proprio lui, ovviamente. Tra tanti. Ci facciamo male a vicenda, eh. No, intendo vincere uno contro uno, deve essere. Non voglio l'aiuto di nessuno. Ok, buono. Abbiamo assorbito una quantità industriale di colpi. No, è morto, tranquillo, tranquillo. Ho già risolto. Se c'è qualcun altro ora... va, iniziamo a scendere, va. Là ce ne sta uno, spa. Artigliere, servente, mitragliere. Tempo di ricarica. Ok. Subito, appena visto, ha premuto il tasto J. Della serie la kill e te la do. Grazie. Dove cavolo state? Non vi vedo, non ci siete. Siete scomparsi. Non c'è un carro nemico neanche a pagarlo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo catturando Alpha. Ma non è quello che voglio. Voglio distruggere i carri nemici. È una cosa totalmente differente. Ci sarà qualcuno prima o poi che uscirà allo scoperto. Colpo. Mancato. Colpito. Mancato. C'è qualcuno là. Ok, fumo. 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 Devo prenderlo, sta qua dietro. Solo che non vedo niente neanche io. Sto cercando di orientarmi. Ok, qua sta davanti a me. Si mettono male le cose. Si mettono molto male. Esatto. Con questo calibro non riuscivo a distruggere la... sta un altro dietro, incredibile. Ok, buono. L'obiettivo mio era distruggere la... il cannone nemico. Ma insomma, pur colpendolo da mezzo centimetro, i risultati sono stati alquanto deludenti. Tac. È semplice, è semplice. Davvero molto semplice. Molto semplice. Datemene un'altra e siamo tutti felici. Dai, forza. Chi si offre? Mi sa che ce ne sta uno sulla sinistra. Non vorrei dire una cavolata. Fatemi vedere. No, è appena spawnato quello. Integro. Male. Ok. T80 lo abbiamo timbrato. Mannaggia dei 234. Quanto inizio ad odiare quel carro. Credetemi, inizio proprio a non sopportarlo più. Sempre presente, sempre distruttivo. Miseria. E vai via. Mi dispiace per il T28. Ho provato a darti una mano, ma non sono arrivato in tempo. Non sono arrivato in tempo. Ti salvadevi fino a un certo punto, diciamo. Ora qua non so cosa abbiamo davanti. Fatto sta che qualcosa sicuramente... il fumo questo ha rilasciato. Lo rilasciamo anche noi, via. Colpo, c'è qualcuno. C'è qualcuno, più di uno, due. Sono due. Sono due dentro Charlie. Ora non so se ho tiro. Aspetta, davanti a me.
mi ha visto. Comandante pilota artigliere. C'è qualcuno davanti a me. Indietro tu. Non posso. Non posso. Il pilota, via, veloce. Comandante servente. E continuiamo a sparare, ragazzi. Sappiamo che sta lì. Via, 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 via. Datemi una mano, supportatemi, avanziamo. Cerchiamo di respingere l'avanzata nemica. Come sia possibile. Come viene. Facciamolo però. Arrivano già. L'87 con la bomba. Questa non ci voleva. Arriva anche l'artiglieria. Aspetta, proviamo a cappare. Binocolo. Ok, buono così. Stiamo provando a cappare, anche se non è una cosa facile. Altro fumo, magari rimaniamo coperti fino all'ultimo. Cosa ci abbiamo qua? Ah, ok, il 3 inch, va bene, vai. No, c'è qualcuno dentro. Comandante, solo. Davanti a me. E qua mi è andata di lusso, mi è andata, Qua mi è andata veramente di lusso, mi è andata. Veramente di lusso. Non so come ha fatto il carro a resistere a un colpo così ravvicinato, non lo so. Il carro di per sé è abbastanza buono, ha un tempo di ricarica davvero ottimo che vi consente di riprovare più volte sul carro nemico. La corazza purtroppo non vi darà una protezione adeguata contro i 234 tedeschi e contro vari carri tedeschi, quindi fate affidamento sulla corazza fino a un certo punto, anche se vi inclinate purtroppo ho notato che verrete penetrati lo stesso. Velocità massima viene raggiunta quando il carro è completamente sbloccato, qualcosa da rivedere sulla retromarcia, però ragazzi alla fine siamo in era 1, direi che non possiamo chiedere molto di più su un carro che costa già comunque 1132, il prezzo sempre troppo alto per quanto mi riguarda. Ragazzi, video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni e noi ci vediamo alla prossima, ciao!